Bene, allora, questa è la prima sessione di un convegno idealmente unico che tocca le riforme che sono state varate recentissimamente in materia di processo tributario in Cassazione, ma anche di processo civile e penale. Quindi sono tre sessioni, la prima è oggi, le altre due saranno lunedì, la mattina il civile e il pomeriggio il penale. Perché abbiamo avuto quest'idea di questo convegno? Perché sentiamo che c'è uno stato molto di difficoltà di tutti i colleghi della Corte a fronteggiare questa grande massa di ricorsi e ci troviamo di fronte a una fase di transizione molto complessa che diciamo tutti noi ci auguriamo finisca nel modo migliore possibile, quindi raggiungendo quelli che sono gli obiettivi retrostanti del PNRR, ma soprattutto poi che ritorni una qualità del lavoro migliore e diciamo anche un recupero della funzione della Corte, che oramai è una Corte anomala perché emette circa 40.000 decisioni l'anno, ha un carico di circa 100.000 ricorsi e quindi diciamo è in una condizione di anomalia che non gli consente di svolgere in maniera adeguata il suo compito di nomofilachia. Quali sono questi passaggi delicati in cui ci troviamo a stare? Prima di tutto, per quanto riguarda il civile e quindi anche il tributario, la digitalizzazione che ha comportato notevoli problemi e quindi anche una difficoltà nel modo di lavorare, che però diciamo, lentamente sta entrando nella capacità e nella vita ordinaria dei consiglieri della Corte. L'ingresso di una figura nuova, importante, come l'ufficio del processo. Questo è una cosa che ha già avuto una prima vita di circa 8 mesi, da febbraio, e che secondo me sta dando dei risultati molto positivi, ma che ancora deve trovare una fisionomia più precisa. Dico questo perché questo si sta accompagnando anche con la chiusura della sesta civile e quindi con ideale diciamo, transizione della funzione di spoglio dei ricorsi e quindi anche di una delibazione più veloce sui ricorsi inammissibili che dovrebbe passare nelle singole sezioni. Questo richiederà tutta una ristrutturazione dell'attività di spoglio nelle sezioni che già è iniziata e che è un po' una scommessa perché l'idea è quella di passare da un spoglio diffuso come era quello che dava la sesta a uno spoglio più concentrato per aree che dovrebbe avere dei caratteri virtuosi perché consentirebbe di programmare delle udienze tematiche, di fare uno screening dei ricorsi non solo per anzianità ma anche proprio per tematiche, quindi fare delle decisioni trasversali. Tutto questo si accompagna poi a due riforme che possiamo definire processuali, e cioè quella sulla pregiudiziale e quella sulla cosiddetta proposta, cioè qualcosa di simile a quello che avveniva in sesta, ma con una differenza importante, cioè che alla proposta, se non segue un'impugnazione, si arriva alla estinzione del processo. E quindi c'è in corso una riflessione dalla prima presidenza, delle singole sezioni, di come utilizzare questo strumento, se partire con un uso molto moderato oppure se rimettersi su una logica simile a quella che è stata usata in sesta civile. Tutti questi profili, secondo me, si acuiscono in particolare per quanto riguarda la sezione tributaria, che è una sezione che è gravata da circa 50.000 ricorsi e che poi vedrà un impatto di queste novità legislative molto, molto incisivo nell'aspettativa dei più, perché
La proposta e il rinvio pregiudiziale dovrebbero essere degli strumenti che garantiscano, diciamo, la definizione di una giurisprudenza nomofilattica abbastanza tempestiva e che possa quindi fungere da filtro in se stessa e anche di definizione diretta dei ricorsi. Quindi tutti questi temi poi si coniugano anche all'aspetto molto importante della riforma ordinamentale del giudice di merito, che cambia profondamente, e alla riforma anche, cioè al nuovo strumento destinato all'agevolazione, la definizione agevolata dei ricorsi. Io quindi chiuderei questo, diciamo, le ragioni di questo convegno, e passo la parola al collega Angelo Napolitano, che farà un'introduzione più esaustiva sulla riforma per quanto riguarda il tributario. Grazie. Buongiorno a tutti e bentrovati, tanti amici e colleghi, e grazie ai professori e ai colleghi che hanno voluto partecipare a questo incontro di riflessione, diciamo prenatalizio, quindi l'aria è già un po' statica di avvicinamento al Natale, insomma. E dunque, io avevo come segretario della GES Cassazione, che ha organizzato questo incontro, volevo porre diciamo l'accento in questa brevissima introduzione su un aspetto, diciamo, tra i vari che poi verranno affrontati, che soprattutto credo che interessi molto sia in prospettiva ai giudici della Cassazione, sia in prospettiva anche a quelli che saranno i nuovi giudici di merito, cioè gli aspetti ordinamentali. Abbiamo pensato, cioè, questo incontro cercando di tararlo, avendo come obiettivo soprattutto le ricadute della legge 130 del 2022, non solo sul lavoro della Corte di Cassazione, ma anche sulla posizione ordinamentale della stessa. Vedete, molti ci hanno detto in passato, sbandierandoci classifiche del doing business, che l'Italia avrebbe dovuto velocizzare, modernizzare il suo sistema processuale, perché ci spiegano che dalla velocizzazione di questo sistema processuale dipenderebbe anche la crescita economica. Non lo so, questo sembra un totem, un mantra, come si dice oggi, uno di quelli che circolano in maniera più insistente. Non so se fino adesso le statistiche danno ragione a chi diceva che la velocizzazione in ogni modo del processo civile, soprattutto, no? La sommarizzazione del processo civile osteggiata dagli studiosi e dai più avrebbe determinato una crescita economica. Io resto incerto e dubbioso su questo versante, però se una cosa si può dire è che probabilmente tra gli ordinamenti processuali, chiamiamolo così, tra i settori della giustizia, quello che più è collegato alla crescita economica e comunque al benessere macroeconomico finanziario dello Stato è certamente il settore tributario. Una riforma dunque urgeva, perché da giudice applicato alla sezione tributaria, e i colleghi converranno certamente con me sul punto, in sede di ricorso per Cassazione si vedono sentenze di merito spesso davvero sciatte, davvero ai limiti proprio della motivazione inesistente. Diciamo, quando si parla di motivazione apparente, davvero si dovrebbe dire motivazione inesistente. Io mi sono tante volte imbattuto in motivazioni di appena due righe tautologiche apparenti. Quindi certamente una riforma serviva. Il rito, tutto sommato, credo che sia un rito che funziona, soprattutto se paragonato al processo civile di qualche tempo fa, e funziona perché sostanzialmente è un rito che ha in sé i vantaggi del rito impugnatorio amministrativo. Quindi è un rito ibrido, dove è vero che si parla di diritti soggettivi patrimoniali, ma è pur vero che l'ossatura del merito è calibrata su un processo impugnatorio, dove il divieto di testimonianze del
investimenti di capitali alla ricerca del miglior rendimento ci si aspetta da un paese civile. È proprio dunque una questione, occorreva cambiare l'approccio al lavoro giudiziario e dunque occorreva sradicare quella cultura del dopo lavoro giudiziario che spesso, diciamo, si aveva quando si pensava alle commissioni tributarie. E quindi vi era insistenza per una riforma nel senso della professionalizzazione del giudice del merito. Ecco, però, risolto un problema o comunque avviato a soluzione un problema, se ne riapre subito un altro, e questo problema che si apre è un problema ordinamentale. Problema ordinamentale che nella fretta appunto di approvazione della legge per propiziare l'incasso dei fondi del PNRR non si è avuto tempo e modo di affrontare, ma che certamente questo nodo al pettine verrà negli anni a seguire, e cioè quello di una palpabile, visibile mancanza di osmosi tra giudice di merito professionale in futuro a regime tributario e giudice della Corte di Cassazione. Noi sappiamo che l'attuale Costituzione prevede due soli accessi alla Corte di Cassazione, cioè quello del magistrato ordinario tramite concorso interno e la nomina di avvocati e professori che si siano particolarmente distinti, no, che in gergo vengono chiamati meriti insigni. Però ecco, questa riforma così come è strutturata ha dei punti di irrazionalità, perciò dicevo che verranno questi punti al pettine, come nodi al pettine nei prossimi anni, perché poi mi chiedo, ma un giudice specializzato che abbia vinto un concorso e dunque esperto di diritto tributario, che dunque abbia anche dovuto studiare la procedura, no? Quindi le impugnazioni, perché poi in futuro non dovrebbe poter aspirare a comporre dei collegi di legittimità dove appunto si discuta sulla conformità in diritto delle sentenze delle corti giudiziarie di secondo grado? È un problema che, secondo il mio modesto punto di vista, prima o poi esploderà e a cui bisognerà cercare di tener testa senza assumere quegli atteggiamenti che spesso noi italiani brillanti sì, ma spesso assumiamo, questi atteggiamenti di mettere un po' la polvere sotto i tappeti e di rinviare insomma la risoluzione di problemi che la razionalità imporrebbe di risolvere sin da subito, insomma. E un altro aspetto sul quale le nostre riflessioni si soffermeranno è l'aspetto, diciamo, del nuovo rinvio pregiudiziale mutuato dalla riforma del processo civile. Mi chiedo da giudice, ma è davvero un modo per rendere più efficiente e per snellire il lavoro giudiziario e per agevolare la rapida definizione del contenzioso? Vedete, non lo so, io come componente dell'ufficio del massimario vi voglio raccontare una cosa, ma è una provocazione che lancio in questa sede. Facendo uno studio comparato tra i vari sistemi processuali d'Europa, cioè in confronto con le corti supreme, mi sono reso conto che nelle altre corti supreme vi sono proprio dei paletti rigidissimi per l'accesso, addirittura limiti di valore altissimi, in Spagna 600.000 euro, quindi controversie di 500.000 euro non arrivano proprio alla Corte Suprema spagnola. È così anche negli altri ordinamenti, dove bisogna dimostrare che quasi con un'ottica di strumentalizzazione del caso concreto, no? Che al di là dell'ingiustizia di quel caso, quel ricorso, quell'impugnazione serve a tutta la comunità perché riveste una importanza nomofilattica quasi a livello legislativo normativo. Allora, io penso che questi esercizi di rito, no, tendenti a sollecitare questi rinvii pregiudiziali, ma in realtà la Corte di Cassazione, così come va a decidere i ricorsi a valle, deciderà i rinvii pregiudiziali a monte. Si dovrà cioè creare i problemi della ammissibilità di questo rinvio. Si pensa che ponendo cause di inammissibilità si risolvono i problemi, senza sapere spesso, e questo un giudice lo sa benissimo, che le inammissibilità vanno studiate, vanno decise, sono quasi questioni di merito. È vero che sono pregiudiziali di rito, sono questioni di diritti, ma io me le devo studiare, devo andare a vedere la giurisprudenza che cosa dice su quella causa di inammissibilità, devo andarmi a studiare la legge che spesso non è chiara, devo interpretare. Non è come il limite di valore dove se io non vedo scritto 600.000 euro lo metto nel cestino.
Ecco, e questi due aspetti credo che siano i più intriganti anche culturalmente, oltre che per il nostro lavoro pratico giudiziario, ed è per questo che la GES Cassazione ha pensato di organizzare questo incontro, a cui davvero sono molto contento che voi abbiate partecipato. Questo incontro si strutturerà in questo modo. Dopo questa mia breve introduzione, il collega Manzon, Enrico Manzon, esperto, molto esperto di diritto tributario, che ho avuto piacere di conoscere tra i primi dopo la mia applicazione in sezione, ci parlerà appunto delle linee generali della riforma della giustizia tributaria e del suo riflesso, del riflesso di questa riforma sull'ordinamento della Cassazione. E chiedo scusa, prima del collega Manzon, abbiate pazienza, ci sarà il professore Melis, quindi prima il professore Melis della LUIS di Roma sui lineamenti generali della legge 130 e poi il collega Manzon sulla riforma della giustizia tributaria e sulla sua ricaduta sul lavoro della Corte di Cassazione. Ci sarà una seconda sessione prevista per le 11. Adesso perché io ce l'ho alla tavola rotonda. Professoressa, se vuole essere qui al tavolo possiamo accoglierla volentieri. Perché in realtà originariamente era prevista nella tavola rotonda, però insomma come discusso. Perfetto. E poi appunto ci sarà, dicevo, una tavola rotonda presieduta dal presidente della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il dottor Biagio Virgilio, e vi sarà una tavola rotonda dove insieme alla professoressa Coppola vi saranno colleghi esperti e professori esperti della materia tributaria, il professor Francesco Pistolesi e i colleghi De Matteis e la collega Perrino. Mi sembra che il collega Varrone non possa partecipare perché è impegnato. Forse qualche aspettativa, ma diciamo che se viene ci farà un regalo. Il collega De Matteis dovrebbe venire perché mi ha assicurato la sua presenza. Vi ringrazio molto e do con piacere la parola al professore Melis. Grazie. Buongiorno e grazie davvero per l'invito, insomma, che mi onora. Il presidente Manzon mi ha chiesto di, diciamo, disegnare un po' alcune linee strutturali, insomma, della riforma dell'ordinamento e del processo tributario. Quindi darò conto sia delle prime che così velocemente anche di quelli che secondo me sono gli aspetti più interessanti anche della seconda, anche per fornire, insomma, un qualche materiale di discussione poi ulteriore per la tavola rotonda. Direi che è quasi una riforma pandemica questa, perché la pandemia è riuscita, diciamo, a tirare fuori dalle secche questa riforma in cui questa si era arenata. Diciamo la verità, soltanto al Senato pendevano ben 7 disegni di legge, alcuni riguardanti soltanto questioni ordinamentali, alcuni riguardanti questioni solo processuali, altre entrambe, ma non c'era alcuna, diciamo, ragionevole prospettiva, insomma, nonostante talune audizioni svolte, che si arrivasse a un qualche risultato. Ed invece è stato in questo contesto, si è andato a inserire il PNRR, che oltre, sappiamo, insomma, la giustizia naturalmente è uno degli elementi fondamentali, no, di competitività di un paese, ma che per la prima volta, oltre a tirare fuori i soliti nodi, diciamo, della giustizia civile e penale, per la prima volta ha buttato in campo anche interventi volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione. Ora, leggendo questa formula, l'impressione era un po' quella che la preoccupazione principale fosse quella dello snellimento dello stock, deflazione e, diciamo, la conseguente anche maggiore velocità di giudizio, i tempi. Tant'è che si diceva che anche nel PNR che il compito della Commissione interministeriale per la riforma da poco nominata consistesse nell'elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario. E quindi qui il pensiero correva subito al tappo, naturalmente, del giudizio di Cassazione. Se non che, diciamo, il legislatore, lungi da ridursi a interventi o di introduzione di nuovi istituti aventi queste specifiche finalità, pensiamo al giudice monocratico, la conciliazione sul modello del 185, di mero rafforzamento di istituti esistenti, pensiamo l'innalzamento, no, del limite di valore per la mediazione, o di natura meramente estemporanea, quindi riedizione dei noti provvedimenti di definizione dei liti, invece ha virato con forza in direzione di una più ambiziosa previsione di una magistratura
professionale e specializzata, che era tra l'altro la direzione, come dire, fatta propria anche da tutti i DDL giacenti in sede parlamentare. E così quindi gli obiettivi di deflazione e riduzione dei tempi sono stati anche collegati ad un innalzamento della qualità complessiva della giurisdizione, identificata appunto qui nella disponibilità di giudici a tempo pieno assorbiti dalla sola materia tributaria ed assunti all'esito di un concorso pubblico per titoli ed esami orali ai sensi del 97, quarto comma della Costituzione. Ma soprattutto si veniva così a delineare una scelta di lavorare dall'interno della giurisdizione speciale e quindi veniva scartata l'idea di attribuire la giurisdizione tributaria ad altre già esistenti, quindi né a quella contabile, come pure al tempo qualcuno aveva proposto, diciamo scatenando un coro di reazioni negative, e né a quella ordinaria, poiché considerata già, diciamo, di per suo operata di lavoro e forse non eccessivamente idonea ad affrontare con la necessaria conoscenza tecnica una materia piuttosto lontana da quelle tradizionalmente trattate. Insomma, per usare le parole di Franco Gallo, si è ritenuto di lasciare la giurisdizione tributaria una giurisdizione di controllo dell'esercizio del potere di applicazione dei tributi, portatrice di una cultura speciale della giurisdizione, ed idonea a proporsi come giudice dei profili patrimoniali dell'imposizione, al contempo in grado però di valutare i profili di legittimità dell'azione impositiva. Ora, dal complesso, diciamo, dei disegni di legge, però, emergeva anche un'attenzione autorevolissime audizioni, a tantine risposte si erano espresse in modo dissonante. Così, da una parte, vi era chi sosteneva la necessità di istituire una magistratura interamente professionale e specializzata, composta da giudici assunti per concorso e a tempo pieno, dall'altra chi invece, rilevando le difficoltà pratiche, che poi puntualmente si stanno verificando, connesse alla realizzazione nel breve periodo di questo assetto, riteneva più utile rafforzare sin da subito la fase di appello, quindi consentendo il transito di giudici togati nelle commissioni tributarie, per incrementare la qualità delle sentenze di appello e quindi renderle più resistenti, no, all'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Ma le stesse proposte di modifica di natura processuale non venivano condivise tra tutti i componenti delle commissioni, tant'è che nella relazione finale ciascuna riporta i nominativi dei soli componenti che l'avevano intese supportare. E quindi si rendeva necessario, come sappiamo, per il governo nominare una nuova e più ristretta commissione, il cui output però non è stato, diciamo, un disegno di legge delega organico, vi dicevo, ma è stato direttamente un disegno di legge di iniziativa governativa buttato nella mischia parlamentare in tempi ridottissimi. E qui, se già la forma destava perplessità, perché naturalmente con una legge, con un disegno di legge delega, diciamo, sia la qualità che il disegno sistematico sarebbe stato già maggiore, ma era soprattutto il contenuto ordinamentale e processuale a, diciamo, mostrare sin da subito una serie di problemi notevolissimi, perché il DDL di iniziativa governativa, pur finalmente avviando il percorso di professionalizzazione e specializzazione dei giudici tributari, rappresentava sotto il profilo ordinamentale, direi, una mal riuscita sintesi delle posizioni emerse in seno alla Commissione della Cananea, e sotto il profilo processuale, direi, un autentico pastrocchio. E qui, devo dire, è stato merito dello straordinario lavoro svolto dalle Commissioni Finanze, che veramente in 2-3 settimane hanno fatto i miracoli, se quello che poi è uscito fuori alla fine ha segnato un sensibile miglioramento del testo originario, nei limiti naturalmente delle resistenze incontrate, perché le commissioni, nonostante avrebbero dovuto, come dire, approvare tutto in gran fretta, mandare in Parlamento, sono prese molto più tempo, hanno chiesto molto più tempo per depositare gli emendamenti e ne sono uscite, diciamo così, sensibili miglioramenti, naturalmente, rispetto a un testo che richiederà ancora una notevole, diciamo, manutenzione e approfondimento. Giungiamo così all'approvazione della legge 130 del 2022. Che per un verso interviene sull'assetto ordinamentale e per altro verso tocca anche profondamente, lo diremo, taluni istituti nevralgici del processo. Sappiamo che il primo assetto, quello di aver sollevato, diciamo, le perplessità più rilevanti, perché ai pur lodevoli fini, diciamo, perseguiti, si sono accompagnate modalità esecutive che direi al limite del naif, se non addirittura in contrasto con gli obiettivi perseguiti.
sappiamo la situazione di partenza, all'epoca erano circa 2.800 giudici, mi dicono nel frattempo siamo scesi già sotto i 2.400, oltre la metà composto giudici togati, insomma delle diverse provenienze magistratuali, e meno della metà invece composto da giudici non togati di estrazione, diciamo, varia. Per cui il tema primo era come configuriamo il passaggio, no, da questa situazione a quella nuova, perché i DDL, l'iniziativa parlamentare, avevano a riguardo idee completamente diverse. C'era chi prefigurava una specie di tabula rasa, no? E chi invece in qualche modo addirittura avrebbe attivato i concorsi solo man mano che si sarebbero liberati i posti. Va bene, questi erano fondamentalmente i due estremi. Come si è inserito in questo contesto? Allora, primo, ha ritenuto, no, di dover procedere immediatamente alla formazione immediata di uno zoccolo duro di magistrati togati mediante opzione per il transito, un po' l'idea, no, di una delle due anime della Commissione della Cananea. Poi ha previsto l'assunzione mediante concorso di noi magistrati, ha previsto in tutto 576 unità, di cui 100 questi, diciamo, ipotetici magistrati transitati, con una quota di posti da riservare, ecco, agli attuali giudici tributari non togati in servizio. Ha previsto il mantenimento in servizio di tutti gli attuali giudici in ruolo, togati e non, anticipando però l'età di cessazione del servizio da 75 a 70 anni con effetto immediato, questo prevedeva la versione originaria, lasciando però invariata la collocazione dei giudici nuovi e vecchi sotto il MEF. Ciascuno di questi punti, noi sappiamo, presentava e presenta tuttora, perché gli interventi sulla parte ordinamentale in sede parlamentare sono stati poco incisivi, rilevanti problemi. Molto, molto velocemente, il transito. Sappiamo che sin da subito, diciamo, questo transito è apparso velleitario per una serie di evidenze. Il tema della progressione di carriera della magistratura di appartenenza, il venir meno del doppio emolumento percepito, mediamente 20.000 euro l'anno, la possibilità di diventare giudice di Cassazione, no? Preclusa ai nuovi giudici tributari, salvo possibilità di rimissione in ruolo ex articolo 211, gli incarichi extra eventualmente connessi alla magistratura di appartenenza, l'eventuale nuova destinazione territoriale, ma soprattutto ciò che appariva davvero irrazionale era la distribuzione 50-50 tra magistrati ordinari e magistrati di altre magistrature, rispetto invece a una composizione del nucleo dei magistrati togati che era composta per l'86% da magistrati ordinari e per il restante 14% di magistrati di altre magistrature. Il che significa, per fare un esempio, che del centinaio, meno del centinaio dei magistrati delle altre magistrature, uno su due, consiglieri di Stato, giudici della Corte dei Conti e via dicendo, avrebbe dovuto transitare per la magistratura tributaria. Quindi era già, ma si vedeva sin dall'inizio, che sarebbe stato, diciamo, destinato all'insuccesso. Aggiungiamo che la legge indirizza questi giudici prioritariamente alle corti di giustizia tributarie di secondo grado, mentre secondo l'obiettivo dei rifrazionari noi avremmo dovuto destinarli tutti al secondo grado, no? Quindi per rafforzare, diciamo, le sentenze. Lo sappiamo qual è il vizio oggi maggiore delle sentenze di secondo grado, non è il diritto, è le motivazioni apparenti, le omesse pronunce, quando naturalmente non siano state, diciamo, non siano assorbibili, insomma, no? Tra l'altro l'interpello, poi sappiamo, per tenere conto invece di una diversa esigenza, cioè quella delle differenze di organico, addirittura li ha destinati prioritariamente alle CTP, 70 in CTP, 30, diciamo, in CTR. Né, attenzione, il legislatore ha previsto neanche meccanismi per reintegrare questa quota 100. Quindi, insomma, se l'obiettivo era quello di avere subito uno zoccolo duro di magistrati, direi che questo obiettivo è decisamente fallito. I concorsi, non parliamo dei concorsi, come sono stati strutturati. Hanno fatto un piccolo duplicato del concorso in magistratura, c'è l'aggiunta, hanno tolto qualche materia, e hanno aggiunto, diciamo, l'economia aziendale, insomma il bilancio. Prima erano elementi, poi adesso è diventato invece, gli elementi sono stati tolti, quindi, diciamo, ma tutti coloro che partecipano a un concorso di magistratura, insomma, per avviare la carriera magistratuale, avranno tutti interesse a partecipare a questo concorso, avranno un corso integrativo su contabilità e bilancio, no? Un piccolo corso integrativo sul tributario, e i 6.500-7.000 si presenteranno probabilmente in massa, no? Al nuovo concorso. Ciascuno consegnerà 3 compiti per farli correggere da chi? Da una commissione di 10 persone, di cui 5 professori universitari. Io non credo che meno di 10 anni siano necessari per correggere, no? 10.000 compiti da parte di una commissione così composta. Non solo, anche i carichi di lavoro previsti sono stati, come dire,
del tutto, diciamo, del tutto abnormi, perché cosa hanno fatto? Hanno preso le 215.000 controversie l'anno, hanno calcolato che il nuovo magistrato avrebbe una produttività 4-5 volte tanto quella degli attuali magistrati, quindi l'assunto è che il tempo per ciascuna sentenza dovrà essere lo stesso, quindi anche questo, no, l'obiettivo irrazionale, no? Se dedichi lo stesso tempo probabilmente non lo farai meglio di prima, no? Ecco. E quindi tanti i problemi di organico potrebbero essere anche secondari, no? Però in realtà noi sappiamo che non esiste una giustizia se non ci sono gli organici. Ecco, e soprattutto una giustizia tributaria che, come dire, deve dare una risposta urgente e immediata. Sono stati poi risolti i problemi del tirocinio, che non era stato inizialmente previsto, così come della formazione continua. Non esiste nel diritto una materia dove la formazione continua è più importante. È l'unica materia, diciamo, dove la produzione normativa di prassi, delle fonti unionali, internazionali, è a getto continuo. E quindi neanche si può immaginare, no? È difficile per noi, no? Figuriamoci, no? Ecco, seguirla per un magistrato. Quindi è importante, però so che naturalmente il Consiglio di Presidenza si sta già attivando. Sul punto ordinamentale, poi, c'è il tema di fondo, naturalmente, ci sono due temi. Il primo è la perdurante collocazione sotto il MEF. Questo è un tema ovviamente molto delicato e dico subito, tutti i disegni di legge di iniziativa parlamentare prevedevano il passaggio sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Io non sto qui a riprendere, diciamo, le frasi anche forti a favore di questa opzione, ma certamente, come dire, una apparenza di indipendenza nel momento in cui il giudice diventa dipendente del MEF e il MEF è colui che con la tua controparte tipica stipula una convenzione che fissa obiettivi di gettito che verranno raggiunti nell'ipotesi in cui il tuo ricorso verrà respinto, chiaramente noi dobbiamo dare, come dire, è chiaro che non si pone un problema, però si pone un problema di apparenza, no? Di come dire, estetico, che non è un problema da poco. Adesso naturalmente noi sappiamo che la Commissione, la Corte di Giustizia del Primo Grado di Venezia ha messo alla Corte Costituzionale anche questo aspetto sul profilo dell'indipendenza, quindi sicuramente il legislatore dovrà tornare, diciamo, su questo aspetto. Cioè poi il tema del mancato accesso in Cassazione, sappiamo qui naturalmente il dibattito che si è sviluppato in seno alla Commissione della Cananea, è prevalsa la tesi secondo cui dal 106 l'unica ipotesi che emerge di integrazione dei collegi in Cassazione con giudici che non fanno parte della giurisdizione ordinaria sia quella della nomina per meriti insigni. Io non è che intendo naturalmente neanche avvicinarmi, diciamo, a un terreno così impervio, però naturalmente, diciamo, oggi c'è un, come dire, c'è un'osmosi, c'è un tredignon, c'è un dialogo, un domani noi potremmo avere, diciamo, due plessi tra loro completamente separati. Questo, tra l'altro, in questo tema, che non è un tema che si pone oggi, insomma, si ponerà, no, dei tempi necessari, no, per questi giudici nuovi immessi in concorso, no, per maturare i tempi, eccetera, però naturalmente c'è un granello di sabbia nell'ingranaggio che è l'inserimento dei dottori commercialisti, naturalmente, nei collegi giudicanti, non è che possiamo certamente immaginare un dottore commercialista finisca in Cassazione. Bene, questo dunque il quadro in cui naturalmente noi abbiamo un tema oggi, come dire, sul tappeto immediato, che è quello che i giudici stanno andando via piano piano a fronte di nessuna immissione con l'interpello naturalmente e nessuna immissione con i concorsi. Oggi abbiamo delle spinte e controspinte, abbiamo delle spinte che a favore dell'aumento già nell'immediato del carico di lavoro, pensiamo all'obbligo adesso di discutere la sospensiva entro 30 giorni, no? Separatamente dal merito, quindi tra l'altro non pagata, quindi una cosa veramente quasi incredibile, che se noi teniamo presente che circa il 40% dei ricorsi in primo grado contiene un'istanza sospensiva, quello è un carico di lavoro, diciamo, sicuramente importante, così come anche quello di dover discutere poi eventualmente sulle testimonianze scritte, quindi un aggravio, come dire, istruttorio. Dall'altra parte, diciamo, abbiamo un giudice monocratico,
quindi come verso il decremento, la non impugnabilità del contenuto dell'estratto di ruolo, che in alcune commissioni mi diceva insomma, rappresentava insomma, un rilevante carico per i giudici, e dall'altro dei provvedimenti deflattivi a tutto campo di imminente emanazione. Io non so quanto sia stimabile questo impatto di spinte e controspinte, ma una cosa noi sicuramente non possiamo permetterci: il rischio dello svuotamento delle commissioni, perché chi ci va di mezzo qui per primo è il contribuente. Due parole sul processo per introdurre alcuni elementi per la discussione. Qui c'è stata un'autentica debacle del DDL governativo. La svista più clamorosa, che è indicativa del livello a tacer d'alto approssimativo della confezione legislativa, riguardava le limitazioni all'appello delle sentenze del nuovo giudice monocratico deputato alle controversie di valore sino a 3.000 euro, dove addirittura c'era stata una trasposizione fuori tema del 339 terzo comma, che riguarda le decisioni rese secondo equità. Quindi proprio una svista clamorosa, di cui adesso non entro naturalmente nel merito, ma no, insomma, non so, che tra l'altro abbia anche aumentato, come dire, il carico di lavoro della Cassazione per via del 111,7, ma di cui il Parlamento ha fatto immediatamente giustizia. Tre sono le questioni processuali, secondo me, più interessanti, sulle quali bisognerà come dire, riflettere bene. La prima è sicuramente la testimonianza scritta. Si supera lo storico tabù del divieto di testimonianza. Anche qui il DDL diceva solo ove assolutamente necessario ai fini della decisione, diceva solo in presenza di verbali o altri atti facenti fede sino a quella di falso, cioè praticamente mai. Ecco, tutto questo è stato rimosso nel passaggio parlamentare. Forse avremmo dovuto sostituire la valutazione di necessità più con una di mera rilevanza. Fatto sta che è comunque un passaggio, diciamo, molto importante. Direi che qui il tema forse pratico, concreto, che si porrà nell'immediato e su cui poi ci sarà la riflessione, è che direi che sicuramente rimane impregiudicata la possibilità da parte del contribuente, insomma da tempo riconosciuta la giurisprudenza di legittimità, di opporsi alle pretese degli uffici presentando dichiarazioni di terzi raccolte nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perché comunque è funzionale al dispiegarsi del giusto processo, naturalmente con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari. Anzi, potrebbe essere un modo per introdurre nel processo proprio questi elementi, su cui poi il giudice eventualmente potrebbe disporre la testimonianza, facendo, come dire, salire di livello, no, il contenuto di queste dichiarazioni. La seconda novità, che è introdotta ex novo dalle commissioni parlamentari, è la forte accelerazione impressa alla tutela cautelare. Ora, questa situazione, la situazione che ormai si era creata, era incompatibile con i poteri della riscossione privilegiati di cui gode il fisco, e con la forte accelerazione dei tempi conseguente, primo, alla notifica a mezzo PEC nei confronti di imprese e professionisti. Non si scappa con la PEC. Due, ai brevissimi termini entro i cui terzi pignorati devono adempiere. Addirittura nel pignoramento dei fitti sono 15 giorni. Terzo, all'avvenuta eliminazione della possibilità di anticipare la tutela mediante impugnazione del contenuto dell'estratto di ruolo. Quattro, all'introduzione e al successivo ampliamento ai tributi locali degli atti cosiddetti esattivi, che cumulano in sé, come sappiamo, la natura di atto impositivo, titolo esecutivo e procedimento, e quindi non richiedono neanche più la formazione del ruolo e la notifica della cartella. Quindi noi avevamo ormai un testo normativo che prevedeva ancora i 180 giorni quando il frutto di tutto è ormai scollegato dalla realtà. Tanto più che, come sappiamo, molte volte le sospensive non venivano neanche discusse, due terzi delle sospensive non erano discusse e venivano discusse, diciamo, direttamente, come dire, veniva tutto assorbito nel merito. Ecco, il legislatore interviene anche su questo, cioè dice: guarda, dovete trattarle separatamente. E quindi viene attribuita alla fase cautelare una piena autonomia rispetto alla fase di merito. Ora qui naturalmente potremmo dire tante cose, però che cosa è, a me, secondo me, è particolarmente importante? Che proprio nell'ottica, come dire, del venir meno della tutela anticipatoria, come tra l'altro rilevano le sezioni unite, insomma, del 2022, qui, come dire, la fase cautelare è diventata fondamentale. Quindi è vero che il termine di 30 giorni è un termine ordinatorio, ma questo termine, questa nuova previsione, risponde ad esigenze di carattere costituzionale, rischiando altrimenti, come dire, di lasciare il soggetto privo di qualsiasi tutela. Quello che semmai si potrebbe, come dire, quindi se pensiamo che noi possiamo passare da un sistema in cui la Corte Costituzionale diceva, no, 40 anni fa, che la tutela cautelare non era una componente essenziale della tutela giurisdizionale, a un sistema invece dove diventa addirittura un elemento fondamentale. Quello che semmai forse bisognerebbe discutere è il contenuto, perché noi possiamo magari, come dire, inibire, no, l'assegnazione,
ma il vincolo sulle somme rimane e quindi rischiamo poi che il contribuente, come dire, nelle more del merito si trovi comunque con i conti correnti bloccati e sia comunque costretto ad accedere a forme di rateazione. L'ultimo tema, poi chiudo, secondo me sul quale va fatta una importante riflessione, è questa norma uscita last minute, no? Pare un emendamento del senatore Pillon, no? Sull'onere probatorio e sulla consistenza della prova. Perché qui vedo già, no, le prime, come dire, pronunce di Cassazione, insomma. Ora, qui fondamentalmente direi che la norma dice con chiarezza ciò che la dottrina, no, Rigo Allorio per primo, ha da tempo detto, cioè il processo tributario, con l'eccezione dei giudizi di rimborso, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi spetta sempre al fisco, perché è esso che fa valere una pretesa in giudizio. Questo principio viene adesso incorporato in una regola di giudizio specificamente tributaria, riguardante il come, no, il giudice tributario deve risolvere la controversia nel caso in cui la parte onerata non abbia raggiunto la prova dei fatti. Credo pertanto si possa affermare che il riferimento al 2697 del Codice Civile, assunto da parte della giurisprudenza, devo dire diversamente dalla dottrina, ma con conclusioni finali sostanzialmente analoga, a fondamento della ripartizione dell'onere probatorio sin dalla storica sentenza 2990 del 79, no, quella sul superamento definitivo della cosiddetta presunzione di legittimità degli atti, che il 2697 possa, a forza debba, essere definitivamente abbandonato, perché non c'è più necessità per supplire a un'assenza di disposizione ad hoc ormai invece presente. Aggiungo che non solo l'applicabilità del 2697 al processo tributario costituisce da sempre tema controverso, ma la stessa scomposizione dei fatti giuridici tra fatti costitutivi, impeditivi, modificativi e distintivi è tutt'altro che agevole e appagante. Direi che poi è persino ovvio che questa disposizione non tocca le vicende in cui il legislatore, oltre a prevedere la regola di giudizio, ricollega anche precise conseguenze giuridiche alla mancata prova del fatto opposto a quello presunto, come accade per le presunzioni relative, così come essa non tocca naturalmente quell'ipotesi in cui è il legislatore a disciplinare espressamente la ripartizione della prova, come per esempio accade con gli accertamenti bancari. Direi questo in armonia fondamentalmente con l'espressione comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale che il legislatore utilizza proprio in questo nuovo comma 5 bis dell'articolo 7. Ora, è chiaro che in ciascuna delle ipotesi, violazioni contestate da un lato, richieste di rimborso dall'altro, ciascuna parte, no, può limitarsi a negare che controparte abbia assolto l'onere della prova, oppure fornire una prova positiva volta a contrastare la prova altrui. Se non che in mancanza di una prova positiva contraria, difficilmente il contribuente ha sin qui potuto sperare nell'accoglimento delle proprie ragioni, almeno nelle ipotesi di acclarata sua vicinanza alla prova, perché l'atteggiamento veramente negativo, no, soprattutto da parte di chi dovrebbe conoscere meglio i fatti, non fa spesso che confermare, no, le tesi avversarie. E qui un punto cruciale, e cioè la limitatezza di quelle costruzioni rigidamente meccanicistiche, che capita talvolta di vedere offrire il giudizio di fatto, perché in realtà si instaura un fenomeno dialettico nel processo tributario, dovendo anche la parte sulla quale non incombe, no, l'onere probatorio, svolgere un ruolo attivo e non meramente passivo, che finirebbe, come detto, altrimenti per il confermare tesi dell'avversario, quindi si confronteranno tutte le prove offerte e sulla base della loro comparazione si fonderà la decisione del giudice tributario. Sotto questo profilo potrebbe avere qualche spiegazione un po' questa ritrosia che talvolta si rinviene a scorgere un reale contenuto innovativo alla nuova disposizione. Ma un conto è riconoscere la dialettica del giudizio di fatto che rimane, altro è affermare che in relazione alla prova della pretesa tutto sia rimasto come prima. Il fisco, per esempio, non potrà più limitarsi, sì che si implicita a rilevare, dopo aver motivato l'avviso di accertamento, che il contribuente richiesto in tal senso non ha addotto alcuna prova dell'inerenza, intesa naturalmente come relazione tra quel costo e l'attività di impresa, perché l'inerenza, come noto, non è un fatto, o delle condizioni di fatto che legittimano le agevolazioni fruite dal contribuente. L'amministrazione finanziaria dovrà adesso necessariamente farsi parte attiva, pena il mancato assolvimento dell'onere probatorio e l'applicazione della nuova regola di giudizio. E dovrà farsi parte attiva anche sull'irrogazione delle sanzioni, ambito in cui dalla riforma del 1997 ad oggi ha operato, come noto, un sostanziale automatismo applicativo, sia in sede amministrativa che giurisprudenziale. Ma c'è un'ulteriore novità, non meno importante, che sta nella frase posizionata al centro tra le due separate regole di giudizio, prova della pretesa, prova del diritto a rimborso.
secondo cui il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manco è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'erogazione delle sanzioni. Da questa frase possono, a mio avviso, evincersi alcune conseguenze importanti. La prima riguarda il fatto che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Ciò conferma per un verso la tesi della dialettica del giudizio di fatto e per altro verso che stiamo parlando naturalmente di una regola di giudizio processuale, sicché necessariamente la valutazione, no, è sul materiale probatorio presente in giudizio. Ma poiché è impensabile che l'amministrazione finanziaria si riduca a provare la propria pretesa in giudizio senza avere a sua volta raccolto le prove nella fase istruttoria, è evidente che l'istruttoria deve essere di intensità tale da poter poi fondatamente sostenere la pretesa in giudizio. E quindi i due momenti finiscono per essere inscindibilmente connessi tra loro, il che rafforza il mio giudizio, non indebolisce la tesi per la quale gli elementi di prova devono essere almeno indicati nell'avviso di accertamento. La seconda riguarda il fatto che l'onere della prova si ricollega alle ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'erogazione delle sanzioni e quindi conferma l'ampia estensione assegnata dalla nuova disposizione a ripartizione dell'onere. La terza riguarda il fatto che il giudice annulla, diciamo, l'atto impositivo, abbiamo detto, se la prova manca o in circostanza impuntuale e via dicendo. E ora, questa terza conseguenza è fondamentale sotto almeno due profili. Primo profilo, e questo è un tema molto delicato, perché impone una seria riflessione sulla perdurante validità di talune massime giurisprudenziali, a cominciare dal principio, secondo cui nel processo tributario l'amministrazione è attore in senso sostanziale e quindi su di essa grava l'onere della prova, mentre l'onere del contribuente di provare elementi in senso contrario scatta solo quando dall'ufficio siano stati forniti indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione. È chiaro che questi indizi sufficienti devono essere adesso assungere al rango di una vera e propria prova circostanziata e puntuale. Come è stato perspicuamente rilevato in relazione al 116 CPC, no, Muleo in Giustizia Insieme, la novella sostituisce una valutazione rigorosa alla prudente ponderazione sancita dalla regola processuale civilistica. Ma gli ambiti di applicazione su cui questo livello di affidabilità alto viene in rilievo sono potenzialmente assai numerose. Pensiamo alle operazioni soggettivamente inesistenti, dove la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto costituisca onere dell'amministrazione finanziaria di individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode, nonché la partecipazione attiva o che sapeva o che avrebbe dovuto sapere. Non vedo grande differenza tra produrre in giudizio prove circostanziate e puntuali e individuare con precisione gli elementi costitutivi, né credo una eventuale prova rafforzata prevista dal diritto nazionale confliggerebbe col diritto UE, che dal momento che in tema di disciplina delle prove la Corte di Giustizia rinvia le norme nazionali. Quindi un generico quadro indiziario rischia di non essere più sufficiente con la nuova disposizione. Cioè entriamo in quello che è l'ambito della cosiddetta prova prima facie, che seppur non determina un'inversione, no, dell'onere probatorio, comporta comunque un abbassamento del livello probatorio della parte onerata, che deve limitarsi, no, a dimostrare le circostanze tipiche idonee a dimostrare l'apparenza del fatto, imponendo alla controparte di fornire elementi di prova idonei a far venire meno la situazione di apparenza, abito cui consegue, sappiamo, proprio il rischio di manipolazioni della ripartizione dell'onere della prova. Anche qui c'è il tema poi della giurisprudenza sulle società ristrette a base azionaria, almeno sicuramente nel caso dei costi regolarmente sostenuti, perché la presunzione di distribuzione di somme corrispondenti a questi costi è probabilmente sfornita di questo livello di attendibilità che oggi la norma richiede, oltre ad essere qui proprio la prova contraria dell'accantonamento, del reinvestimento delle relative somme, non solo illogica, quali somme, ma persino impossibile. No, le somme sono quelle destinate al terzo per sostenere il costo. Secondo un altro profilo, però, direi, e qui mi avvio alla conclusione, che la nuova disposizione obbliga adesso il giudice a motivare perché la prova offerta dal fisco possa definirsi circostanziata e puntuale. Quindi, da un lato, mette alle strette il giudice di merito e contribuisce così, e questo che lo trovo una cosa molto importante, a prevenire decisioni superficiali affette da motivazioni apparenti sulle evidenze probatorie. Ma al tempo stesso, stanando anche interi plessi dell'amministrazione finanziaria, tradizionalmente restii a provare le loro affermazioni in giudizio. Tra queste il Podio e l'Agenzia delle Entrate Territorio, i cui atti di classamento sono da sempre emessi sulla base di generiche motivazioni riferentesi a fantomatiche caratteristiche e prezzi di immobili similari, sulle quali la giurisprudenza di legittimità ha purtroppo talvolta mostrato eccessiva tolleranza,
soprattutto con gli accertamenti DOCFA, sopravvalutando la reale consistenza della partecipazione del contribuente, che in realtà, lungi dal partecipare, si limita solo a proporre una propria versione unilaterale, destinati però stavolta ad infrangersi con lo scoglio dell'assenza di qualsivoglia prova su quanto ivi affermato. Io non ho mai visto un immobile similare in qualsivoglia atto dell'Agenzia delle Entrate Territorio. Il nuovo 5 bis, a questo punto, nell'obbligare a motivare con grande cura e attenzione sul materiale probatorio, potrebbe pertanto svolgere un rilevante effetto deflattivo nel giudizio di legittimità. Nessuna incidenza deve naturalmente riconoscere la sua disposizione in relazione alle presunzioni semplici, perché i requisiti di gravità, precisione e concordanza configurano di per sé una prova sufficiente. Bene. Quindi direi che la primissima affermazione della Corte di Cassazione sulla portata della nuova formulazione legislativa, secondo cui non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all'istruttore dibattimentale un ruolo centrale, se per un verso attribuisce correttamente un ruolo centrale all'istruttore dibattimentale nell'ambito dell'indicata dialettica del giudizio di fatto, per altro verso non dà conto né della notevole ampiezza della nuova regola di giudizio, tale da investire finanche la prova sulla non spettanza delle agevolazioni, né del sensibile innalzamento dell'asticella sulla valutazione della consistenza della prova offerta dall'ufficio necessaria per vederne confermata la fondatezza della pretesa in giudizio. Quindi, conclusione, direi che se può parlarsi di un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, non c'è dubbio che il mezzo pieno sia merito delle commissioni parlamentari e il mezzo vuoto colpa dell'affrettato DDL governativo. Quello che tuttavia più sorprende è che il problema davvero più urgente, cioè quello dell'arretrato in Cassazione, sia stato invece trattato, diciamo, con somma superficialità, con una normetta veloce, anche questa sbucata all'ultimo minuto, da cui mi dicono già i primi risultati concreti sono estremamente deludenti, ma del resto non poteva essere altrimenti. E temo che anche il nuovo provvedimento non sarà sufficientemente incisivo. Ci vuole, se bisogna, più coraggio. Quindi, a mio giudizio, andrebbe presa la 130, tolti i limiti di valore, introdotta l'ipotesi anche del doppio grado negativo, a quel punto si ha qualcosa in cui il contribuente ha davvero convenienza a chiudere e non tirarla, diciamo, alle lunghe. Due ultime cose. La prima, nessuno parla mai di assistenza tecnica. Cioè, non c'è dubbio che l'estrazione variopinta dei difensori, frutto di scelte politiche disgraziate, si ripercuota sulla qualità degli atti, condizionando tutto il giudizio, ivi compresa la qualità delle sentenze, che a loro volta è la premessa per le impugnazioni. Non è pensabile una riforma che, mentre al fine di innalzare la qualità delle sentenze, non innalza la qualità della difesa. Sarebbe pertanto necessaria una significativa revisione finalizzata ad escludere almeno tutti coloro che svolgono professioni che con il diritto non hanno mai avuto nulla a che vedere nella loro formazione. Qui ne va, dobbiamo dirlo con forza, del diritto di difesa del cliente. Non è corretto far affidare a professionisti che non sanno nulla del diritto e del processo tributario. Certo, è altamente probabile che ciò rimarrà un mero auspicio, solo che pensiamo che la legge delega 23 del 2014 sulla revisione del contenzioso prevedeva l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti. La seconda è l'innalzamento ulteriore del livello di tutela giudiziale. Si è detto della tutela cautelare, ma aggiungerei anche la tutela dinanzi agli atti istruttori, perché la tutela differita non è in linea con la giurisprudenza della CEDU, e anche una rivisitazione della recente norma sull'impugnazione del controllo degli stati di ruolo nel caso di mancata notifica, dovendosi almeno ampliare le ipotesi di interessi tipizzati che legittimano la tutela anticipatoria ad alcuni interessi qualificati di natura privata. Quindi direi che in conclusione tanta strada è stata fatta, ma tanta ne resta ancora da percorrere per un processo tributario che possa dirsi davvero giusto. Volevo dire che questo convegno si può seguire su YouTube sia in diretta che in differita, diciamo. Mi sembra che sia stato messo nella chat il link per il collegamento su YouTube, no? Ecco, grazie. Sì, grazie Presidente, grazie all'ANM che ci dà questa opportunità di incontro odierno. Un incontro di pregio, di livello elevato, non perché ci sono io evidentemente, ma perché ci sono gli altri. E penso che la strutturazione sia una strutturazione buona, che darà alla fine un risultato positivo di
di dibattito, di riflessione, e per cui l'ANM Cassazione va sicuramente di ciò ringraziata, anche perché ha dato alla questione della giustizia tributaria quel rilievo che secondo me deve avere, parificandola di fatto alla civile e alla penale, che proseguirà, come è stato preannunciato, nella giornata di lunedì prossimo. E, detto questo, è chiaro, Giuseppe Melis e prima ancora Angelo Napolitano hanno già dato tutta una serie di suggestioni che tra l'altro mi consentono di resecare molto anche il contenuto del mio intervento e di limitarlo ai punti che mi stanno più a cuore, che ritengo più importanti, per cui molto in appoggio su quello che loro hanno detto cercherò adesso di fare delle brevi considerazioni. La genesi di tutto questo è stata ben descritta dal professor Melis. Io per scelta del primo presidente l'ho seguita un po' dall'inizio, dalla commissione della Cananea. Avevo un compito, spero di averlo assolto in maniera adeguata, di rappresentanza istituzionale della Corte in quei momenti di preparazione delle scelte politiche, quindi insomma il vissuto personale mi può dare degli spunti che quindi posso trasmettere. Io credo che tutto quello che è venuto dopo nasce da un vizio originario, cioè nel senso che la Commissione della Cananea, che vi ricorderete nasce coevamente alle commissioni Lattanzi e Luiso, purtroppo non è esitata come le altre due. Le altre due, come voi sapete, hanno presentato un'ipotesi di disegno a legge delega che poi alla fine è stato anche approvato dal Parlamento entro il 2021, che ha consentito poi l'emanazione dei decreti delegati nel corso di quest'anno, entro l'estate di quest'anno. E la Commissione della Cananea non è riuscita in questo obiettivo per colpe anche collettive, anche mie, quindi cioè, non è che purtroppo si è arenata, si è incagliata su delle questioni di natura, io direi, quasi ideologica. È il nodo che poi riprenderò subito, proprio sul quale non c'è stata la possibilità di nessun compromesso, perché non c'era e non c'è rispetto a una Costituzione che prevede canali di accesso alla Corte di Cassazione, a mio giudizio, molto chiari e molto limitati, quelli che prima il collega Napolitano indicava. C'era una parte che era maggioritaria in realtà nella Commissione, che riteneva che questo invece, questi argini costituzionali, questi limiti costituzionali non sussistessero, e quindi preconizzava la possibilità di un accesso diretto di questa nuova magistratura speciale alle funzioni di giudice di legittimità. E lì non c'è stata nessuna possibilità di accordo, e questo ha travolto tutto il resto, e poi il resto è storia, sono gli atti conclusivi della Commissione, sono scritti, sono depositati, si possono leggere, che riflettono questa spaccatura verticale che c'è stata. Poi con alcuni dei protagonisti ci siamo rivisti nel secondo round e abbiamo convenuto circa il fatto che avevamo delle responsabilità comuni, ce le siamo assunte, abbiamo sbagliato, è chiaro che è stato un errore, potevamo fare meglio, dovevamo fare meglio, molto meglio, dovevamo produrre quello che ha prodotto Luiso e Lattanzi, e quindi poi procedere per legislazione, per normazione delegata, perché queste riforme non si fanno in Parlamento con la legge ordinaria, si fanno con i decreti delegati. Le riforme ordinamentali, le riforme processuali non sono mai state fatte a livello organico secondo questa procedura legislativa, perché è inidonea, è inadatta. Poi quello che è successo nella prima decade
di agosto è stato un delirio, cioè lì nel finale di partita è successo di tutto, e da lì poi, come Minerva dalla testa di Giove, è uscita la prima cosa di cui adesso fra un attimo parlerò, cioè l'istituzione della sezione specializzata, che non era in agenda, non è mai stata in agenda, è uscita in articolo mortis proprio, vabbè, adesso ne parlo fra un attimo, ma questa riflessione preliminare è di fondamentale importanza. Quindi Giuseppe, io non sono tanto convinto che si siano fatti dei miracoli in Parlamento, in realtà forse si è rimediato a qualche errore di troppo, ma anche lì sarebbe da spiegare come è uscito il disegno di legge governativo, però cioè con una commissione insediata che è stata completamente espropriata della possibilità di interloquire sul disegno di legge governativo. L'ha lavorato il MEF, l'ha presentato agli altri il giorno stesso in cui entrava in Consiglio dei Ministri, cioè senza la possibilità di dire su questa cosa qui. E quindi quello che è venuto è venuto. Adesso ci ritroviamo di fronte a un testo normativo che così nato è nato storto, evidentemente ha delle storture che sono palesi, e io spero che, quanto anche di recente il Ministro Leo sia in forma pubblica che in forma privata ha detto, cioè che ci sarà un restyling, ci sarà una manutenzione, un'attenzione indispensabile. Ci sono troppi punti della legge 130, qualcuno adesso di alcuni ha già parlato Giuseppe Meris, qualcuno adesso lo approfondirò, troppi punti della legge 130 che non vanno, che vanno sistemati, ma la genesi del prodotto normativo è questa, e quindi allora sì, si può dire un quasi miracolo che non sia proprio un disastro totale, però un mezzo disastro, altro che mezzo pieno, è stato fatto. E fatta questa forse un po' troppo lunga premessa, cerco allora di rapidizzare il resto della mia del mio ragionamento, però consentitemi questo piccolo sfogo, andava, sì, è chiara una notazione personale, però che va anche comunicata, cioè nel senso che poi non è che queste cose qua nascono dal nulla, nascono da un percorso sbagliato, non c'è niente da fare, cioè la commissione della Cananea ha fallito il proprio obiettivo e poi tutto il resto è venuto, come sappiamo, nel primo semestre di quest'anno, poi una legge approvata a Parlamento sciolto è una cosa che non è mai accaduta nella storia della Repubblica, non è incostituzionale, si può fare evidentemente, ma se non si è fatto fin qui, e ci saranno pure delle ragioni, un Parlamento completamente anarchico dove il governo in dimissionario non poteva fare niente, non poteva fare niente, questo altera gli equilibri della Costituzione, non va bene, cioè comunque è sostanzialmente sbagliato in termini di Costituzione materiale proprio. Comunque qui ho finito di scaricare qualche piccola rabbia che insomma ho accumulato in questi mesi, insomma, poi sulle quali poi stiamo ancora lavorando, abbiamo lavorato anche in questi giorni qua per cercare di uscire da dei canali stretti in cui siamo finiti. Va bene, allora è chiaro cosa che l'articolo, parlando quindi della Corte di Cassazione, adesso lasciamo perdere tutto il resto, perché questo è il mio compito, mi scuso di aver già impiegato 10 minuti forse inutilmente in qualche piccola, come dire, riflessione personale. E, parlando della Corte di Cassazione, è evidente, balza agli occhi, è l'articolo 3 della 130 istituisce la sezione, e il punto finale di un percorso iniziato nel 1999, l'abbiamo, come dire, come ricordato in questa aula nel ventennale, nel 2019, istituzione tabellare. Tutto quello che ne è seguito poi è la storia di anche lì, però quelle sono responsabilità di tanti, ma anche e soprattutto della stessa Corte, che fatta la previsione poi non ha fatto quello che, cioè ha fatto l'Italia ma non ha fatto gli italiani, siamo arrivati a 50.000 ricorsi, magazzino storico pendente da più di 10 anni, quindi, che poi è tutto quello che ha ingenerato la dinamica del PNRR, parliamoci chiaro, cioè questo però è un tema che riprenderò alla fine.
Piano piano i primi presidenti si sono resi conto che era un problema reale e gli ultimi, diciamo da Canzio in poi per arrivare a Curzio oggi, io direi soprattutto Canzio e Curzio senza voler togliere niente a nessuno, ma però questi due primi presidenti si sono resi conto che c'era un problema davvero grosso da risolvere e hanno incominciato a prendere delle decisioni, portare per esempio l'organico della sezione da 35 a 50, che insomma per noi è una bella progressione, i presidenti a 7, insomma misure già organizzative interne importanti. Adesso c'è la norma primaria. La norma primaria io non credo che sia una norma pleonastica. È uscita, lo dicevo prima, in termini che andrebbero raccontati, ma insomma lasciamo perdere, lasciamo stare per carità di patria. Ma il primo comma riflette, è coniato, è uguale a quello che c'era dal 73 per la sezione lavoro, né più né meno. E il secondo comma che invece dice qualcosa di più e dice qualcosa anche di importante, prevede delle responsabilità ma anche dei poteri di indirizzo organizzativo del primo presidente, che letto così uno dice ma tutto sommato è quello che c'è già, ma io dico invece che forse non è così, magari poi Angelina Perrino vorrà dire qualcosa al riguardo, penso che lo farà. Il primo presidente della Corte di Cassazione è un terminale di autogoverno, non è l'autogoverno. L'autogoverno poi ha un governo autonomo della magistratura, ha un suo sistema che poi sale al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e sale ancora al Consiglio Superiore della Magistratura e alle sue note prerogative e funzioni costituzionali. Quindi io credo che il sistema dell'autogoverno debba impegnarsi a fare quello che il secondo comma dell'articolo 3 dice, e cioè fare in modo che il primo presidente possa adottare degli indirizzi organizzativi che garantiscono la stabilità e la specializzazione. La stabilità e la specializzazione. Questa previsione sostanziale non c'è per la sezione lavoro, c'è per la sezione tributaria, e non è per niente casuale che ci sia, perché qui viene il secondo tema che adesso andrò subito ad affrontare. C'è il problema che la legge 130 mantiene questa cesura tra merito e legittimità, ne ha già parlato sia Napolitano che Melis, e questo non è un problema da poco, perché per il civile ordinario ci sono le corti d'appello, ci sono i giudici ordinari o i meriti insigni che arrivano con un percorso professionale fatto, con un'esperienza professionale fatta. Stessa condizione non avrà, almeno finché non cambiano le norme, la sezione specializzata tributaria. Però il Consiglio Superiore della Magistratura a livello di normazione secondaria ha delle responsabilità e ha degli spazi ampi di manovra su questo terreno, partendo dalla selezione dei nuovi consiglieri che arriveranno, perché abbiamo quantomeno questo grande magazzino di magistrati ordinari che sono nelle commissioni tributarie, che lì hanno una specializzazione acquisita e che va valorizzata. Poi c'è una questione specifica, gli amici accademici sanno che è un mio chiodo fisso e spero prima di andare in pensione di vedere realizzato quello che non è un sogno, ma i sogni sono dedicati ad altre cose, ma sicuramente è un'idea. Cioè noi abbiamo, le altre sezioni civili hanno un flusso ordinario di meriti insigni che vengono dall'Accademia. La sezione tributaria, a parte l'eccezione di Roberto Succio, non ce l'ha. Parlo, Marcello viene da un altro settore disciplinare, parlo dei tributaristi, dei professori di diritto tributario ordinari, che devono poter venire nella sezione specializzata. Quello sarebbe un valore aggiunto straordinario che mi auguro, ecco, qui c'è una competenza specifica del Consiglio Superiore della Magistratura, perché i meriti insigni li sceglie il Consiglio Superiore della Magistratura, e qui dovrà dare
attuazione, dovrà dare corso al secondo comma dell'articolo 3 della legge 130. E vado, cerco di andare più velocemente, sto rallentando troppo. E collegamento merito legittimità, questo è il problema principale dal punto di vista ordinamentale. Ripeto, il civile e il penale sono coperti diversamente dal punto di vista storico. Noi abbiamo mantenuto questa scelta qui. Io sono da sempre, e non cambierò mai idea, convinto che la scelta della 130 sia una scelta sbagliata, perché le alternative c'erano tutte. La giurisdizione tributaria doveva entrare nella giurisdizione ordinaria. Io su questo è la mia idea di sempre e che manterrò finché vivo. Non cambierò mai questa idea qui, per una questione di unità della giurisdizione, eccetera, e poi perché la specializzazione si fa all'interno della magistratura ordinaria. Di specializzazione la magistratura ordinaria ne conosce una infinità, dai fallimentari agli ambientalisti a tutto quello che vogliamo. Quindi potevamo tranquillamente, a noi hanno sganciato il pubblico impiego non contrattualizzato nel 98 senza che nessuno facesse non andava, ai giudici amministrativi gli scocciava per quella zavorra lì, ce l'hanno mollata, e i giudici del lavoro ordinario se lo sono tenuto e se lo tengono tranquillamente. Poteva accadere anche per la giurisdizione ordinaria, perché questo crea un problema, è evidente che c'è un problema da questo punto di vista qui. Allora, in prospettiva ne ha già parlato Angelo Napolitano, anche Giuseppe Melis, che con la cautela che riconosciamo poi non si è allargato a seguire il suo maestro nel famoso lodo che ci ha rilasciato alla Commissione della Cananea. Io lo voglio dire con sincerità, comunque, siccome quello che è accaduto e non cambierà, siccome la mia idea ce l'ho io e forse altri due o tre, e quindi mi rendo conto che, gridare nel deserto non è poi alla fine un gran esercizio, poi alla mia età anche si smette di farlo, insomma, si lascia stare. Però se così è e così sarà, io dico va bene, però allora il percorso completiamolo. Non lo possiamo fare a Costituzione vigente, perché la Costituzione è chiara, al 106 dice quello che dice, se no allora a quel punto lì anche i consiglieri di Stato, anche i giudici della Corte dei Conti, anche gli altri giudici speciali, perché non devono poter accedere alla Corte di Cassazione? Ma nessuno si è mai pensato di dire una cosa del genere, perché non è compatibile col quadro costituzionale. Però la revisione costituzionale, l'unica cosa che non si può fare è cambiare la forma repubblicana, cioè per il resto si può fare, cambiamo il 103, cambiamo il 111, che lo faccia il Parlamento, ai due terzi non si fa il referendum, alla maggioranza assoluta si può fare il referendum, e allora prevediamo che anche i giudici di questa nuova magistratura possano accedere al grado di legittimità. Io non sono contrario, la mia non è una pregiudiziale ideologica. Io ho detto, avrei fatto un'altra riforma, d'accordo, in Commissione della Canale eravamo in 2 su 16, pensate voi, chiaro che è un discorso che io e il collega Pellegrini di Genova abbiamo lasciato perdere subito, che non siamo scemi evidentemente. Allora, modifica costituzionale, però nel subcostituzionale, ecco vengo al punto, ne hanno già discusso i miei predecessori, ne hanno già introdotto l'argomento, il problema dell'opzione. Dice Melis, ha ragione, è trasparente che quel meccanismo deriva dalla proposta di minoranza della Commissione della Cananea e ha un senso chiaro, un senso chiarissimo. La massa critica nel giudizio d'appello, perché se l'obiettivo PNRR e comunque l'obiettivo di sistema è consolidare l'appello per avere un prodotto d'appello migliore di quello che c'è adesso, 50% delle sentenze impugnate vengono cassate, la media, lo so, al Consiglio di Presidenza, mi dispiace che non ci siano i colleghi del Consiglio di Presidenza oggi, si irritano quando si fa questo discorso qua. Il Presidente Leone ha fatto l'ira di Dio quando il Presidente Curzio 2 volte consecutive ha detto l'anno scorso, cioè anzi quest'anno e l'anno scorso, ma questi sono i numeri dell'ufficio di statistica della Corte di Cassazione, cioè sono numeri ufficiali, è inutile stare a discutere. Questa è la percentuale di Cassazione, poi insomma difensori della qualità del prodotto d'appello, mi pare che, insomma, difensori in buona fede,
non è che ne troviamo proprio così tanti, perché è la realtà dei fatti. Allora, strutturare, consolidare il grado d'appello è fondamentale per far andare avanti la riforma e cercare quindi di ridurre l'impatto negativo persistente della cesura merito-legittimità. Ora, è chiaro, 100 di cui 50, anche lì è stata una battaglia, non vi dico, abbiamo provato a convincere giustizia lì a fare almeno 75 ordinari. Non c'è stato verso, perché giustizia manca 1500 magistrati, dice anche 50, non vorremmo darvi neanche 50. Vabbè, allora non facciamo niente. Cioè, gli altri 50 dalle magistrature speciali non arriveranno mai. Mai, ma voi ve lo vedete un consigliere di Stato che fa l'opzione? Ma dai, è una roba che la gente si mette a ridere, cioè, voglio dire, quindi è chiaro, Giuseppe, hai vinto, noi io e lui abbiamo fatto una scommessa, no? Che ho perso, naturalmente, e dovrò pagare, evidentemente, no? Perché io ero ottimista, dico no, ma vedrai che molti faranno l'opzione, non la farà nessuno, perché c'è il problema della progressione economica, chi non è di settima valutazione, i colleghi magistrati sanno cosa vuol dire, voglio dire, non faranno l'opzione perché non arriveranno mai alla settima valutazione, quindi parliamoci chiaro, al trattamento economico corrispondente, che insomma non di solo se pane vive l'uomo, però il pane serve per mangiare la mattina, la sera, insomma, eccetera, più le prospettive di carriera. Poi, da ultimo, ci si mette il Consiglio di Presidenza che interpreta l'avverbio prioritariamente, sciaguratamente lasciato, perché bisogna conoscere i polli e le galline. Cioè, anche lì, Giuseppe lo sa, abbiamo provato in tutti i modi a togliere l'avverbio perché sapevamo come andava a finire, non prioritariamente, anzi se c'era un avverbio da utilizzare era esclusivamente, oppure nessun avverbio, bastava dire in secondo grado, il caso era chiuso, andavano lì perché la ratio legis è quella, non è un'altra. Bene, il Consiglio di Presidenza ha fatto un discorso tutto complicato, io ho parlato con Luca Varrone, eccetera, sui carichi esigibili e hanno fatto un ragionamento rovesciato, cioè hanno detto li mandiamo dove hanno da lavorare. No, non devi mandarli lì, devi mandarli in appello, il senso della legge è quello. Allora, con la manutenzione promessa, la prima cosa da fare subito è questa, cioè togliere prioritariamente questo bando qua, deve morire nella culla. Cioè, a parte che non so quante domande siano state fatte, perché è un una tantum. Noi non è che recuperiamo altri 100 poi il prossimo anno. Questi ci hanno dato. E poi chi lo sa che al Ministero della Giustizia non si rassegnino. Cioè, voglio dire, devono essere 80 ordinari, perché è da lì che ne caviamo fuori. Prima Giuseppe Meli diceva sono l'84% dei giudici tributari, ma io dico anche sono 10.000 teorici di organico rispetto ai 400 amministrativi, a non so quanti sono della Corte dei Conti, cioè, voglio dire, ma i numeri vanno considerati. Allora, se noi riuscissimo a raddrizzare una delle tante, sto mille piedi, uno dei tanti piedi storti che ha, sarebbe già qualcosa, perché poi giustamente nella norma è richiamato il 211 della legge di ordinamento giudiziario del 41, no? Che consente a chi fa il transito di rientrare e poi ce lo possiamo riprendere e riportare in Corte di Cassazione a Costituzione vigente e il mezzo principale per implementare la sezione specializzata istituita per legge. O si capisce questa necessità oppure già la riforma da questo punto di vista qui, che è un punto nodale e strategico, è da considerarsi fallita. Vado rapido, adesso concludo perché so che il tempo è finito. Sono in anticipo, vabbè, ancora 5 minuti, non di più. Allora, queste erano in realtà le due cose un po' più importanti che volevo dire, a parte l'ultima che è importantissima. Dunque, le misure processuali, ne hanno già un po' discusso, poi so che verranno riprese nella tavola rotonda. Dico solo che si è molto criticato, soprattutto i processuali civilisti, secondo me
qualche argomento anche un po' specioso, e la prospettiva del rinvio pregiudiziale. È chiaro che è un'attività paranormativa, basta leggere Giovanni Amoroso, insomma, e altri. È delicata la scelta, perché si rischia di trasformare la funzione della Corte di Cassazione. È un rischio, ma è un rischio che secondo me è abbastanza modesto, basso, per il contenzioso civile ordinario. E invece è una, a mio modo di vedere, spero che sia così, spero di aver ragione nella previsione, è invece uno strumento di grande rilevanza per il contenzioso tributario, per le sue caratteristiche, per le sue caratteristiche di massa, perché si riesce a fare, non so se sia un bel termine, ma insomma a me viene da usarlo, quella che io chiamo nomofilachia preventiva, che poi è virtuosa sotto mille aspetti diversi, rapporto fisco-contribuente, orienta le agenzie, ma i professori qui avranno in mente un caleidoscopio di casistica, no? I modelli VR, cioè, ma quanti non sono, che è tipico del contenzioso tributario. Allora noi l'avevamo prevista come misura tipica, nel disegno di legge governativo era così, ed era uno dei pochi punti sui quali eravamo d'accordo nella Commissione della Canalea. È giusto che sia una misura generale, perché il giudizio di Cassazione è civile, di Cassazione è uno, non ce ne sono più. Non c'è il giudizio tributario di Cassazione, c'è il giudizio civile di Cassazione. E la sezione, giustamente il nostro Presidente ha detto, adesso scrivete non più sezione quinta civile, cioè, ha dato una direttiva che noi osserviamo. Scrivete sezione tributaria, perché così dice la legge. Bene, però è sezione tributaria della Corte di Cassazione e del plesso civilistico della Corte di Cassazione. Quindi il rito è un rito unico. Quindi bene che sia come prevista nel 363 bis del codice di procedura civile, ecco, questa è una misura, è una scelta processuale che a mio giudizio può e deve dare grandi risultati in termini proprio istituzionali, in termini generali, cioè come possibilità di intervento rapido sulle questioni interpretative, quindi con scopi deflattivi, ma anche con scopi di stabilizzazione della giurisprudenza, perché sappiamo che anche i nostri ondeggiamenti fanno sempre traballare la nave da una parte e dall'altra, perché non è la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, è la Corte di Cassazione che parla, soprattutto quando parla a sezioni unite. Vado a concludere. Concludo su quello che sarebbe stato il tema iniziale, che è un tema pregiudiziale, cioè c'è l'articolo 5 della legge 130, cioè la definizione agevolata. Cosa è successo? A parte la storia di quella disposizione lì, che è una storia lunga un anno e mezzo, il problema ideologico dei condoni, insomma, lo conoscete. I 50.000 sono una montagna da 8.000 metri sulla quale si può andare senza respiratore se si ha un bel allenamento, non si può andare con lo zaino da 50 kg perché non arrivi mai in cima. Questa metafora l'ho usata quando la ministra Cartabia ci ha ricevuto e le ho detto: guardi ministra, o lei porta in consiglio dei ministri una misura efficace da questo punto di vista qui, più efficace del 119, decreto legge 119 2018 e precedenti, cioè un qualcosa, per essere chiari, che dai 42.000 dove siamo arrivati adesso ne toglie almeno 10.000, cioè almeno il 25%, almeno il 25%. Oppure noi abbiamo uno zaino troppo pesante, ci stiamo, come dire, stiamo combattendo. Andiamo sempre sopra 100, Presidente, andiamo sempre sopra 100 di indice di rotazione, cioè facciamo di più di quello che arriva, però scavare nella sabbia, cioè bisogna cercare di... Allora, è chiaro, la misura dell'articolo 5 sta un po' fallendo, a dire la verità, perché è molto restrittiva, molto restrittiva. E lì, come solita bomba che ti arriva, arriva l'articolo 42 della legge di bilancio, che c'ha schiacciato sul pavimento, cioè abbiamo detto vabbè, con questi tempi qua, vabbè, poi inutile andare nei dettagli,
ovviamente, coralmente, collegialmente, chi sta più in alto, chi sta più in basso, ma chi doveva fare in queste settimane, in questi giorni, ha fatto, insomma. Speriamo di essere riusciti a trovare una soluzione che non ci ammazzi, perché con il termine 31/12/2024 per arrivare a una prima conclusione della misura deflattiva, noi il disposition time al giugno 2026 non possiamo garantirlo mai, è impossibile, perché abbiamo il magazzino bloccato per un anno e mezzo, quindi vedete poi voi nell'altro anno e mezzo poi cos'è che possiamo riuscire a fare. L'obiettivo è vicino, perché il segretario generale in questi giorni qui ci ha detto, in queste varie riunioni che ci sono state, che noi siamo poco sopra 1000 giorni di disposition time, di tempo di giustizia, parlo corte civile, e dobbiamo, il nostro obiettivo è 966, quindi siamo vicini, ci manca poco. Se ci sgravano, perché poi il disposition time, parliamoci chiaro, della Cassazione civile, è quello della sezione tributaria, perché noi abbiamo metà del contenzioso civile di Cassazione, quindi se falliamo noi fallisce la Corte, questo l'hanno capito tutti, lo sanno tutti, quindi ci manca poco. Se va come dovrebbe andare una certa soluzione di coordinamento, 42 legge di bilancio, 5 legge 130, e magari la 130 viene raddrizzata anche lì, Giuseppe, cioè nel senso, perché io ho avuto un caso anche ieri di 5.000 euro doppia conforme sfavorevole, fammi pagare il 50%, 2.500 euro causa definita, no? E invece non è definibile, perché la doppia conforme sfavorevole non è definibile, che è un assurdo e probabilmente anche incostituzionale, quindi voglio dire, togliere quello, le soglie le hanno già tolte col 42, insomma trovare magari qualche meccanismo premiale in più, toglierci 10.000 processi, con il 119 abbiamo tolti, lo dirà poi il Presidente, ma comunque circa 6.000, sono troppo pochi, ce ne vogliono il doppio, con il doppio poi il percorso di questa neobattezzata sezione tributaria rinforzata dalle misure organizzative interne, con un accompagnamento adeguato dall'autogoverno di Corte e di CSM, a quel punto possiamo arrivare al conseguimento dell'obiettivo del PNR giugno 2026, ma io dico di più, e forse anche in maniera più importante, perché la quantità è importante, il tempo è importante, ma anche la qualità è importante. E noi ci rendiamo conto che spesso facciamo fatica a garantire questa qualità, la quantità ci schiaccia. Se benissimo alleggeriti, poi con l'organizzazione interna, che insomma è già in atto, è già in campo ed è un'organizzazione importante, possiamo dare, ecco, alla nuova sezione specializzata della Corte di Cassazione una prospettiva di velocizzazione e di miglioramento che è nell'interesse del Paese, perché qui stiamo parlando di un rapporto costituzionale di base, stiamo parlando della finanza pubblica, stiamo parlando dei diritti dei contribuenti, stiamo parlando di tutte cose molto, molto, molto importanti che fin qui sono state trascurate. Il percorso è accidentato, però si prevede un percorso, finalmente c'è un percorso. Io spero che si possa andare avanti sempre meglio con delle misure correttive che sono indispensabili e sono anche urgenti, però insomma fatte quelle, le condizioni a mio giudizio si possono già configurare con questa nota un po', se volete, anche di ottimismo, di speranza. Concludo il mio intervento, vi ringrazio. Direi di fare una breve introduzione e dopo la tavola rotonda. Quindi ci rivediamo alle 11:30 come era previsto. Grazie ancora. Presidente.